Favorevole con riformulazione. Onorevole Garofalo. Riformulazione, gentilmente. Sì, ci chiedono se la relatrice intende ripetere la riformulazione. No, dunque aspetti che la leggo. Eccolo qua. Allora, Presidente, al comma 1, lettera ZZ, aggiungere infine le parole e nell'esecuzione dei contratti. Va bene, è accolta la riformulazione, a questo punto la poniamo in votazione come da riformulazione. Parere favorevole di Commissione e Governo, la votazione è aperta. Monchiero. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo all'1.161 Massa. Parere favorevole di Commissione e Governo. Votazione aperta. Basilio. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo all'1.701 Zaratti, dove c'è l'invito a ritiro oppure parere contrario di Commissione e Governo. Lo poniamo in votazione col parere contrario di Commissione e Governo. Votazione aperta. Carinelli, Greco, altri? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo all'1.956. Gianpaolo Galli, favorevole con riformulazione. La riformulazione è accolta? Sì. Ok, lo poniamo in votazione col parere favorevole di Commissione e Governo. Votazione aperta. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo al Galli 1.957, favorevole con riformulazione anch'esso. Ok, favorevole, commissione favorevole al governo. Dichiaro aperta la votazione.
Casellato, Tidei. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera approva. Siamo all'1.703 Duranti. C'è l'invito al ritiro. Parere contrario. Prego. Grazie signor Presidente. Questo emendamento per porre all'attenzione dell'Aula e del Governo, come ho già fatto in Commissione Difesa, e per tentare di risolvere un'anomalia che riguarda alcuni appalti dei servizi di manovalanza nel Ministero della Difesa. Mi spiace che sia stato dato parere contrario a questo emendamento, perché appunto l'anomalia che adesso proverò, seppur sinteticamente, a spiegare in aula, ha ricadute davvero gravi sulle condizioni di lavoro e di vita quindi dei lavoratori impiegati appunto negli appalti dei servizi di manovalanza. Il Ministero della Difesa bandisce regolarmente ogni anno gli appalti di servizi di manovalanza cosiddetta occasionale ed urgente. Sono servizi per le necessità degli opifici, dei magazzini, degli enti, dei mezzi navali, dei mezzi terrestri ed aerei. Riguardano cioè complessivamente tutti gli enti della difesa, ma in modo particolare gli stabilimenti tipo gli arsenali della Marina Militare, dove oggettivamente si svolgono attività di manovalanza che hanno però non carattere di urgenza ed occasionale, ma hanno un carattere continuativo, perché garantiscono appunto il regolare svolgimento delle lavorazioni che avvengono